Molti comuni dell'Agro Ericino, dove il servizio dal 1 di marzo è gestito dall'ATI Econordo Agesp, hanno superato il 70% di differenziata. Addirittura Favignana è volata all'82%. Paceco, Buseto e Custonaci sono al 71%, San Vito invece al 60%, Erice al 57%. Nell'Agro Ericino il comune con la percentuale di differenziata più alta al 73,02% è Valderice. Quello che ha raggiunto il comune di Valderice oggi è un risultato, io direi, importantissimo. Abbiamo raggiunto il 73%, oltre il 73% della raccolta differenziata. Raccolta che ha avuto inizio il 1 di marzo e che grazie, diciamo, a tutti i cittadini che hanno collaborato in un modo straordinario e grazie, diciamo, anche alla nuova azienda, la nuova ditta, l'Agesp Econord, abbiamo raggiunto questo importantissimo risultato. Devo dire che la raccolta differenziata a Valderice già si teneva da 9 anni circa, con un risultato medio del 45%. Oggi questo grande risultato ha fatto sì che la percentuale si è innalzata tantissimo, oltre il 73%. Devo dire che sono molto soddisfatto, anche se ancora abbiamo alcune cose da limare. Credo che con l'impegno di tutti, con l'impegno, diciamo, dei cittadini virtuosi, questo comune può ancora, diciamo, dimostrare di essere un comune virtuoso, perché l'obiettivo è questo, quello di diventare comune virtuoso e di raggiungere i tetti più alti, diciamo, della raccolta differenziata nel territorio dell'Agro Ericino. Già ci siamo, ma vogliamo migliorarci. Siamo arrivati a questo dato di oltre il 73% grazie, diciamo, alla collaborazione, ripeto, di tutti i cittadini che sono stati, di tanti cittadini che sono stati veramente virtuosi, ma grazie anche ad una campagna di sensibilizzazione che l'amministrazione ha portato avanti nel territorio, nelle scuole, tra i docenti, un po' dappertutto, e grazie anche alla collaborazione della Polizia Municipale che ha messo in campo questi controlli e che stiamo continuando a fare e che vogliamo fare ancora di più, perché differenziare ritengo che sia oggi una cosa molto fondamentale. Un grazie anche all'azienda, all'Agesp, che è un'azienda molto seria, che con i loro dipendenti stanno, diciamo, ecco, attenzionando il territorio e stanno, è chiaro che ancora qualche piccolo disservizio purtroppo si viene a creare, ma siamo, come dire, in fase di rodaggio e dico che i risultati sono, diciamo, sono molto molto positivi e ci fanno ben sperare per il futuro. Il sindaco di Valderice ha annunciato più controlli a contrasto di chi non rispetta le regole per il conferimento dei rifiuti. A questo devo aggiungere che ci sono ancora diversi cittadini che purtroppo, ahimè, continuano, diciamo, si ostinano a non differenziare bene, sversando, diciamo, in diverse parti del territorio sacchetti, ingombranti e quant'altro. E stiamo, grazie, diciamo, alla collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Ambientali, stiamo, diciamo, elevando delle sanzioni a questi furbetti. È chiaro che sconti non ne faremo a nessuno, anzi staremo ancora di sopra a queste persone e inaspriremo le sanzioni affinché possano capire che differenziare è una cosa molto importante per la tutela dell'ambiente e per il futuro dei nostri figli.